Oggi in Access vi presentiamo una figura di riferimento per il centro, il nostro direttore sanitario, il dottor Marco Fravisini, medico ortopedico, specialista in chirurgia del ginocchio e traumatologia dello sport. Buonasera, dottore. Buonasera. Ci parli di Access, ci racconti un po' della sua storia. Dunque, la storia di Access è una storia, direi, lunga e articolata, nel senso ormai è un centro che ha più di 10 anni di vita, nasce da un'esperienza di alcuni fisioterapisti e poi nel tempo si è modificata, si è allargata, è cambiata, ha cambiato sede, ha cambiato posti, ha cambiato persone, tanto da diventare ormai un centro abbastanza di riferimento per il territorio per quanto riguarda diciamo, la patologia traumatica sportiva, la patologia ortopedica, la patologia riabilitativa e sempre di più anche a tutte le varie discipline che possono portare benessere, possono curare, possono determinare anche la qualità della vita di ogni persona. Eravamo in un'altra sede, adesso siamo venuti in questa sede più larga, più bella, più luminosa, più spaziosa. Che ci ha permesso soprattutto di avere altre caratteristiche, ad esempio, prima di tutto abbiamo una vasca riabilitativa in cui facciamo corsi, facciamo riabilitazione, che è forse unica nel territorio ed è una delle nostre caratteristiche e delle nostre eccellenze in ambito sia riabilitativo sia anche sportivo. Quali sono i punti di forza di Axis? Il punto di forza è un po' il lavoro di equipe, il fatto che possiamo affidarci all'ortopedico, al riabilitatore, all'osteopata, alla persona che ti segue in acqua, alla persona che ti segue in palestra, uno che ti prepara per il ritorno in campo. Certe volte è un problema di postura, allora abbiamo un podologo, abbiamo varie figure che lavorano per la risoluzione del problema. Questo secondo me è una cosa importante, visto che poi facciamo delle riunioni in cui affrontiamo il paziente e ognuno può dire, diciamo, quello che ha rilevato nella sua valutazione. E questo è un aspetto fondamentale. E come fondamentale è il fatto che possiamo avvalerci nello stesso in questa sede di più di diversi modi per affrontarlo, come abbiamo detto la piscina, la riabilitazione acqua sta diventando un punto di forza in tutte le riabilitazioni dell'arto superiore e dell'arto inferiore, quindi movimenti in acqua, quindi ricreare il gesto sportivo in acqua. Poi abbiamo la terapia a secco, la terapia che prevede anche esercizi in palestra e abbiamo tutte le varie elettromedicali all'avanguardia. Non dalla tecara, alla laser, ma soprattutto anche a sistemi come la VIS, che magari non sono molto, molto, molto conosciuti, ma fanno parte di un percorso di rieducazione muscolare con l'attivazione di unità funzionali neuromotorie che non tanti hanno nel territorio. Quindi questo è un altro punto di forza molto, molto importante. Abbiamo dei percorsi preoperatori in modo tale da preparare, diciamo, il paziente ad arrivare all'intervento nella maniera più funzionale possibile. Quindi personalizzazione, percorso preoperatorio e sicuramente tutto questo aiuta nel post-operatorio, che poi è quello che consentirà di avere un risultato ottimale a fine percorso. Il percorso poi dura anche dopo con il mantenimento del muscolo, il mantenimento dei risultati ottenuti sia chirurgicamente che con la riabilitazione. Viene fatto un setting, noi lo chiamiamo, proprio per seguire il paziente nella preparazione e nella valutazione finale di tutto. Access è centro fisioterapico riabilitativo e oggi, anche grazie all'Unione della Casa di Cura Montanari, è anche centro medico, sempre più. La nuova unione con la Casa di Cura ha permesso di creare una nuova visione, forse più globale, della nostra attività. L'offerta, diciamo, ambulatoriale di Axis si è notevolmente ingrandita. Dalla patologia ortopedica, che era quella che è sempre stata il nostro punto di diamante, alla patologia fisiatrica, la ginecologia, l'ecografia, che possiamo fare anche degli esami qui, esami emocromo. Quindi l'unione
Con la casa di cura è stata sicuramente un'unione che ha portato più qualità al centro, io penso sia a noi di Axis sia alla casa di cura. Noi abbiamo avuto un servizio che è un servizio che ci ha completato e loro sicuramente hanno avuto la qualità di una riabilitazione, quindi l'unità in questo senso è stata un'unità di qualità, un'unità di valori per un obiettivo comune che è quello del benessere del paziente. Grazie dottore per questa chiacchierata e per averci guidato nella storia di Axis. Grazie e ci vediamo in Axis.